che ha consueto appuntamento con Aspettando il Tg che stasera si occuperà di cucina vegana, o meglio, una cucina che ovviamente non solo ci fa stare veramente bene perché elimina certi tipi di eh, alimenti dalla nostra dieta, e, e, ed anche è una cucina di grande moda perché i vegani, quindi quelli integralisti, quelli che non prevedono nella loro alimentazione neanche eh, un derivato dal mondo animale e che sono molto molto rigidi però non vogliono privarsi dello stare bene ed ecco che quindi la loro cucina è una cucina a base è vero di verdure e non solo di legumi per esempio ma eh, una cucina anche varia divertente eh, e soprattutto alla fine appagante dal punto di vista nutrizionale allora stasera eh, abbiamo deciso di presentarvi due piatti che sono potremmo dire proprio molto molto semplici. Altre volte vi abbiamo fatto addirittura il Seitan, vi abbiamo fatto il tofu, e però abbiamo visto che molti Vogliono ricette ancora più semplici, dove non ci sia da andare a cercare il tofu, da andare a cercare magari certi tipi di prodotti. E allora, chi vuole essere vegano, lo sia felicemente: basta avere tanti legumi, tante verdure, un ottimo olio extravergine di oliva, un po' di fantasia e Massimo Zetti che qui ci insegnerà. Dove è andato, non si sa. Eccolo di qua. Buonasera Massimo. Buonasera, buonasera. Non per nulla l'angolo dell'ortolano, l'osteria dell'ortolano che noi abbiamo conosciuto un po' di tempo fa per la torta al cioccolato, ok? E che invece adesso si è trasformato da gastronomia di alta qualità in anche, anche ristorante. Ristorante. Allora quanti sono, visto che sei in un posto abbastanza turistico, no? perché lì via degli Alfani, insomma, diciamo la verità, c'è un via vai di, non solo di giovani, ma anche di tanti turisti. Certo. Nella tua esperienza, eh, quanti vogliono piatti vegetariani e eh, ancora di più vegani? Beh, stanno sempre crescendo i consumatori di questo tipo che hanno fatto questa scelta, ma direi di più che... Scelgono di mangiare non la carne anche i non vegani, cioè da noi molto spesso persone normali, clienti tradizionali che conosciamo da anni, vengono anche per prendere magari non tutta una cena. Vegana, ma un piatto, anche due piatti vegetariani o vegani che noi proponiamo nel nostro menù. Ecco, per esempio, cominciamo a dire un, una serie di piatti, poi andremo ai nostri due, che sono veramente molto, molto semplici ma interessanti. Allora, fammi un esempio di piatti vegani, proprio. Vegani che fai tu, ovviamente? Che, sì, certo. Noi adesso proponiamo una crema di ceci con mm. del miglio tostato, un piatto mm. molto semplice dove usiamo solo ceci del Valdarno, olio, un pizzico di cipolla e basta, e il miglio, eh? e il miglio che facciamo tostare in forno leggermente e lo aggiungiamo sul piatto eh, prima di servire. Ecco, Questa... il miglio fra l'altro è un alimento molto molto importante. Io venivo presa in giro quando in un periodo in casa davo sempre miglio, mi dicevano ma noi non siamo uccellini. In realtà io volevo che le figlie avessero dei capelli forti perché consumare miglio abitualmente per un mese vi fa diventare dei bei capelli eh, vedo che tu insomma no. ne consumi così e così sì, no, non lo sapevo sinceramente <ride> lo non sapevo che faceva Unghie bene forti, ai capelli fa benissimo, è un ricostituente appunto abbastanza notevole e poi è molto digeribile poi dimmi un altro piatto un piatto che proponiamo ora come secondo è una ma crema ma dove stai andando? Vieni qua una crema, vai, di, vai. una crema di patate che facciamo tipo purè però non mettiamo né burro ovviamente e nel latte ma aggiungiamo del brodo vegetale con un pizzico di curry che fa da base a delle verdure saltate in padella. Ecco, quindi e... sempre verdure cote. È Un sì. dolce vegano? Un dolce vegano? Un dolce vegano? Eh? Eh? È un pochino più difficile però noi proponiamo sempre dei piatti e dei dessert di frutta dove la, sapere, fa, la, bella fa, la, la fa da padrone la frutta però non, non toglie di fare una crostata con una, una frolla all'olio Ah, una frolla all'olio quindi non presenza non, di non uova né di, burro. né di burro non verrà fragrante come, come una frolla vera ma tipo un biscotto tipo crackers mm. dove noi possiamo metterci sopra una confettura una, insomma una tante cosa... cose buone va bene allora senti massimo oggi che facciamo oggi facciamo un, una cosa che, che è il rosti un rosti di patate rosti? un rosti mh, delle patate tagliate a bastoncino che vengono poi eh, saltate in padella rosolate e si stendono come se fosse la base di una pizza per capirsi. Tipo frittatina. Tipo frittata e poi dopo sopra le facciamo con le cose più disparate, quelle che ci piacciono a noi. Ovviamente oggi le faremo con delle verdure, una salsa di verdure. Allora dovete sapere che questo rosti eh, non è altro che un. Eh... Diciamo un preparato ma veramente molto carino, molto basico comunque, molto semplice a farsi che i giovani adorano. Tant'è vero che c'è una rinomatissima eh, azienda eh, che vende mobili che eh, dà la busta con questa cosa già fatta. Eh, proprio perché è molto semplice eh, che renderla gustosa, sia con del formaggio sopra, per ovviamente, non parliamo appunto eh, per i vegani, ma eh, per qualsiasi persona. Allora, impariamo a farla perché è una base veramente proprio elementare e poi vediamo di decorarcela come ci pare. Invece, nell'altra parte, che è quella del eh, cosiddetto ragù, che facciamo? Facciamo un ragù vegetariano, una salsa di, di verdure che useremo poi anche per i rosti. Ma è, questa volta è pensata per la pasta, per la pasta o anche per gnocchi, o un primo, insomma, per condire un primo anche da forno volendo. Ecco però la eh, caratteristica di questo ragù, eh, poi la vedremo anche meglio quando appunto lo prepareremo è quello di avere della birra quindi verrà inserito un liquido che non è il pomodoro per allungarlo e per cuocerlo non è eh, grasso di altro tipo non è vino ma è birra che darà un profumino ancora fresco e a seconda della birra che voi sceglierete più o meno intensamente luppolesco, si può dire lupolesco che sa di luppolo oppure semplicemente aromatico quindi sceglierete voi allora Prima poi, devo dire la verità, eh, di iniziare, noi abbiamo anche eh, un quiz da eh, proporvi. Il quiz è: mi dovete dire almeno 5 degli ingredienti presenti in, nella torta al cioccolato che ha reso famoso il nostro Massimo. La Va Marta bene? Re. La Marta Re Diciamo la classica. Diciamo la classica. Okay. Cinque ingredienti e vincerete un pranzo, anzi una cena offerta per due persone appunto all'osteria dell'Ortolano. Poi, in seguito, esaurito questo quiz noi aspettiamo come ospite il nostro astrologo informatico Fabio Borghini, eh, che ci racconterà tutto sui segni zodiacali. Un po' in, era un po' di tempo che noi volevamo sapere come stanno i gemelli, appunto che sarei io. Ma come sta il toro, il Capricorno, il Sagittario, il Leone, come stanno questi segni, ma anche quali saranno i segni eh, politicamente più fortunati, visto che proprio a Fabio Borghini eh, dobbiamo l'onore al merito di avere individuato per quanto riguarda eh, Renzi eh, tutto tutto in anni non sospetti cioè quattro anni fa lui individuò tutto il percorso di Matteo Renzi e quindi ci fa piacere avere un consiglio per sapere come andranno perlomeno le europee poi avremo anche la possibilità, se ci sarà tempo, di rivolgere per qualcuno di voi qualche domanda per avere il cielo astrale e quindi insomma sapere che ci riserveranno le stelle. Intanto, Questo. noi le stelle ci hanno riservato le patate che abbiamo messo a cuocere okay. perché per il rostino abbiamo bisogno di. patate, di. Eh, ovviamente le verdure che andiamo a tagliare: zucchine, peperoni, cipollotto fresco. E Questo per i ragù, ma qui solo per i rosti, di che cosa abbiamo bisogno? L'olio e le patate. Massimo, i rosti si fa con le patate, sì. l'olio, il sale, ah, il vabbè. pepe. Sì. Eh. Era un po' inaspettato. Non era, um, era scontato, a me, ma era scontato. A me. no? Vabbè. Davvero, olio, sale e sale e basta. Bene, le dobbiamo scottare leggermente prima. Sì. Come mai? Perché la patata un po' sbollentata, tira fuori l'amido e poi si attacca meglio una volta tagliata per eh, arrostire. Bene, allora io ti do, se permetti, il, eh, guarda, il tagliere e iniziamo subito a preparare questa base e poi okay. facciamo il ragù, va bene? Benissimo. Intanto vi ricordo appunto questi cinque ingredienti misteriosi. Aspetta che però li voglio leggere anch'io quali sono, eh? Mica sarà, però non è che vanno tutti a trovare su internet, eh? È, è, eh, chissà, chissà. No, non credo. Ora, eh, no, 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 non credo. Noi abbiamo, abbiamo deciso di dare la, 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 la scelta alla torta classica, però noi abbiamo anche una martare per i vegani. Questo lo dobbiamo Va bene, precisare. e allora quale noi degli ingredienti dobbiamo scegliere? Abbiamo detto la classica all'inizio. Quindi classica, classica deve rimanere, va bene, ecco. Che fai? Taglio le patate, abbastoncino. Ecco perché il rosti prevede ovviamente proprio questo tipo di, eh, di taglio, no? Tanto è sì. vero che ti dirò, tu le sbollenti prima, io invece quando lo faccio a casa uso proprio. Tipo le faccio a fiammifero Ah, e tagliate poi le molto sottili, sì, sì. sì. Si può fare anche, mm -hmm. anche così perché tagliate sottili e si attaccano molto meglio, ecco, quello è vero. Eh, però tu così, in questo modo, le fai anche un pochino più leggere perché tutto sommato l'averle bollite ci permette di eh, incorporare meno, meno, meno olio. Menolio, cioè, meno olio, sì. E poi facciamo forse anche un pochino più velocemente. Ah, eh, infatti, insomma, alla fine è tutta una questione un po' di tempo. Pensate che questo, guardate quanto è semplice quando lo vedrete fatto, e dopo impedirete, andando nel supermarket, ai vostri ragazzi di afferrare quella busta dove è già fatto e ve lo farete, eh? Certamente. Come ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente perché a me piace moltissimo, quindi ho ecco. pensato di proporla anche ai nostri clienti e veramente ora non ce l'abbiamo più nel menù, ma nel menù invernale ha avuto un successo inaspettato, devo dire la verità, facendolo proprio vegano, sì, ecco. e questo è perché... Possiamo... Poi la patata, sentite, piace sempre, sinceramente, a qualsiasi periodo dell'anno. Io invece volevo sapere una cosa. Allora, a parte il fatto che mi dicevi che molti sono i vegani e i vegetariani, ma eh, la vostra nasce un tempo come gastronomia, esatto. un tempo Firenze era piena di belle gastronomie. Nel frattempo, stai ungendo ben bene il padellino, no? Sì. E eh, dicevo che cos'è cambiato nel giro di questi ultimi dieci anni? Eh, diciamo è cambiato il consumo perché è cambiato molto il modo di, di vivere, di lavorare. Oggi stiamo molto meno a casa, mangiamo più spesso fuori, il lavoro ci porta anche per più tempo, lontano dalla, dalla casa, dalla famiglia. E... Allora ci sarebbe bisogno di una buona gastronomia, no? C'è bisogno, ma infatti lo vediamo, quello che sono diventate le attività commerciali oggi, si sono trasformati tutti i bar e piccoli ristoranti proprio per soddisfare questa esigenza. Quindi praticamente la gastronomia della borghesia, potremmo dire, di una volta, quella che andava a prendere lo stracchino e il giorno dopo magari il letto di gruyere, poi il paté, queste cose si è trasformata in realtà in una eh, gastronomia dove molti sono Piatti destinati al consumo per tutti coloro che sono lì eh, vicini, magari che non possono tornare a casa. Quindi tornare. vedete come è grazie al cielo che alcune rimangono, perché molte sono dovute, eh, cioè hanno dovuto chiudere e arrendersi. Sì, no? purtroppo ci sono anche eh, delle realtà oggettive, nel senso che dei locali non hanno permesso strutturalmente questa trasformazione perché. E quindi Ovviamente hanno preferito alla fine chiudere. Servono ecco. spazi più grandi, servono queste cose eh, anche più costose e poi serve tanta voglia e tanta passione per lavorare che... che ogni giorno a noi ci... Ci aiuta questa passione a portare avanti con grande sacrificio. Sì, ci degli artigiani. Che... Poi, sai, le tasse, le cose, non è sempre semplice. Allora, tornando invece al nostro rosti, che come vedete costa il giusto perché basta avere una bella patata, un pochino di olio e un pentolino e poi sarete ben contenti. Ora, il rosti che fa lui è un rosti basico in quanto dovrà sopra avere questo arricchimento del ragù, sempre vegetariano, ma... C'è chi invece già vuole eh, renderlo più pregiato fin da adesso, quindi chi ci mette delle erbe aromatiche fin da ora, chi ci mette già del formaggio filante, chi lo ricopre di panna e che è liquida, chi ci mette l'emmental, insomma... Quando la base è questa, quindi di una patata che viene praticamente a cementarsi con l'olio, piano piano, piano strigolando ben bene, una volta avuto questo fate quel che volete e sarete contenti. Ci si può eh? sbizzarrire con la farcitura eh? più fantasiosa che vogliamo perché nulla ci toglie a metterci anche del salumi o della carne. In Svizzera l'ho mangiato con l'uovo rotto sopra. Beh prima certo, di quindi servirlo, cioè... praticamente è un modo anche molto salutare di, eh, di fare una cena, perché quando vi siete preso questa, avete visto unico. che di olio ce n'è proprio poco. Senti, sì. io non ho parlato prima di eh, patata e di qualità di patata necessaria per il rostì. Okay. Che tipo di patata ci vuole? Allora, sicuramente una patata a pasta gialla è più indicata, perché... Quindi più morbida, più farinosa... Più morbida, più... Chiara, è un po' più ricca di amido anche, un po' eh. più appiccicosa, ecco, diciamo, lo sentiamo anche... Un po' appiccicosa. Perché aiuta questo... questo attaccarsi dei bastoncini e facilita il lavoro. È meno adatta una patata destinata al purè, ecco... Certo, una patata bianca non ce lo vedo, anche perché è bellino un po' gialletto. Io lo sento, ti dico sì, la verità, ma... quando mi avanza del purè, mh, faccio il purè rosti, nel eh. senso che <ride> mi adatto a fare una cosa del genere, rimettendoci l'olio. Adesso non è, non quanto è ci vuole di cottura? Ma sbullentata così bastano pochi minuti perché... Pochi diciamo, minuti, sì. ma deve essere girato anche, vero? Sì. Lo possiamo essere... girare, se no, noi lo finiamo la cottura in forno. Io l'ho fatto in questa padellina proprio perché magari con la verdura sopra poi lo passo qualche minuto in forno caldo. Si riscalda, per questo potrebbe essere anche una base da farsi in anticipo e ah, in è... pochi minuti uno ha il piatto caldo finito ma, eh, sappiate che proprio il massimo la godura è ricoperto di panna io ve lo devo dire però <ride> ma insomma eh? senti volevo sapere una cosa va seguito? già sta un po' sì, croccantandosi? Sì. avvertimi noi non lo mettiamo in forno noi lo giriamo ok? ok così lo facciamo vedere nel frattempo Voglio ricordare appunto il quiz, per favore, cinque ingredienti della nostra torta Martarella, classica. È una torta, ricordiamo, al cioccolato. Noi, però, forse bisognerebbe aprirla per farla, per farla capire, eh? Che dici? Lui eh? è andato via? Sono andata va. a va. prendere. Sì, eh, Dove... sono scappato. Un Dove vai, per... eh? Che ti è successo? No, niente, per prendere la padellina, forse è meglio una presina. Fa anche rima, fa veramente eh, eh, rima sì. Senti, allora questo lo lasciamo in questo modo Ok eh? Quanti minuti ci vuole? Abbiamo detto pochi Sì, poco. pochi minuti Io pochi già minuti. lo girerei, no? Quasi sì, sarebbe l'ideale io quasi, quasi okay. lo giro Giralo, vai Pronti, attenti e... Via? Sì No, non no, mi fa no. lontano perché... Sì, è meglio la... forse, forse non erano sbollentate in maniera adeguata Beh, si senti, sta smontando. Facciamo un po'. Ma che si, non si smonta niente e noi lo... Lo facciamo cuocere un altro pochino? Facciamo così, guarda. Si gira? Ma certo Bravo. che si gira. Vieni. Ma ecco. dove vai? Sempre più lontano. No, Mettiamolo eh. così. Giriamo Attenzione così. Attenzione perché scotta. Vai. Forse però non abbiamo unto, non importa. Il mistero del rostino. Ancora più misterioso Il rostì si è arrostito, va bene Adesso lo rimettiamo lì okay. Evviva il rostì E vedete questa crosticina È una crosticina che deve essere assolutamente fa essere fatta Perché lo renderà buono e croccante Pronto per accogliere tutto quello che di buono Vogliamo cenare e gustare E consumare quella sera, va bene? Allora, pubblicità piatto vegano che abbiamo fatto stasera è un piatto molto molto semplice dal nome rosti rosti che sono patate semplicemente fatte come abbiamo sbollentato le patate tagliate a bastoncino e le abbiamo arrostite in padella con un pochino di olio sale e pepe ecco il fatto che queste patate formino poi una sorta di frittata compatta però comunque fatta tutta di angolini diversi dal, dal fiammifero no? certo. delle patate, fa sì che possano incorporare bene qualsiasi tipo di condimento ci si possa mettere sopra. C'è cioè chi mangia anche pane e rosti. Comunque sia, non è un piatto nostro, è un piatto, potremmo dire, più svizzero dei paesi nordici, ma noi l'abbiamo adottato subito perché sono dei, siamo dei patatari, vero? Siamo dei patatati, patatari e l'abbiamo adattato un po' al nostro gusto, eh, un quindi... mediterraneo. Guarda che belli, noi accanto all'altro rosti, eh, che devo dire veramente goccioloso. Sì, ovviamente il gusto appunto nordico faceva sì che ci fosse burro, ovviamente, sì. tanto burro, tanta panna, eh, ci sono anche dei formaggi piuttosto forti certo, da mettere sopra, certo. del prosciutto, insomma, il rosti diventa impegnativo. Invece da noi ha preso un gusto un po' tutto toscano, tutto basico. Volendo potremmo, diciamo, con un uovo farci ricordare la eh, tortilla spagnola che mi piace tanto. Ok, va bene? Va bene. Va bene, va però bene. ci si è messo l'uovo e è vegano oggi eh. non va ce bene. lo mettiamo. Allora, a questo punto io però voglio aprire anche la torta, perché prima diamo la vidiata degli ingredienti perché questo è pronto. Noi lo spengiamo, la possibilità che abbiamo è di metterlo anche in forno. Cosa che invece noi non facciamo perché ci si è bustolito abbastanza. Quindi per favore dimmi di nuovo come abbiamo fatto. Abbiamo sbollentato le patate, ovviamente sbucciate in questo caso in acqua salata, tagliate a bastoncino e messe a rostire con un filo d'olio, sale e pepe in padella. Ricordiamo che le patate devono essere un po' farinose di pasta gialla. A questo punto il quiz. Noi vogliamo sapere almeno 5 degli ingredienti di questa mitica torta che lui ha portato e che non si vuole proprio aprire e che vi vorrei far vedere. Una torta che fu presentata qualche anno fa anche a Taste. Poi c'è stato okay. quella per l'anniversario. Eccola qua. Ma avevi paura che scappasse? No, si apre davanti. Aveva eh, tagliato questa ah, etichettina. ha tagliato l'etichettina. Bene. E si apre. Troppo grande, eh? è troppo grande! Troppo grande! Torta. Ma scusa, è eh, troppo grande! Questo fa capire un sacco di cose su questa torta. Guardiamo un po', soprattutto vi deve far capire perché questa è una cosa che avete inventato voi, vero? Sì, sì, abbiamo con creato moglie, mi con pare. mia moglie e con uh, un nostro collaboratore tanti anni fa. Ancora. Piano piano ma la devo proprio proprio, proprio aprire? Allora, forse Vediamo. le telefonate su per una cena per due persone all'osteria dell'Ortolano in via degli Alfani a chi indovinerà. Questa torta l'apri tu? Sì. Vai. Ok. Mettila qui, però qui avevamo la cipolla, no, no, no. No, no, aspetta, no ma non la apri, solo sicuro? per tagliare la confezione. Guarda. Guarda. No, non c'è problema. Mettiamocela, vieni, mettiamola Grazie. qua. Così stasera rostì e torta al cioccolato. E eh, che ci vuole Perfetto. di più, eh? Magari l'oroscopo sarà pure buono. E quindi vedi così. Questa scusami sigillatura così è, è il sottovuoto che noi per, eh, la per mantenerla senza conservanti, perché noi questa torta la garantiamo 10 mesi a temperatura ambiente. E il sottovuoto ci permette di togliere il contatto con l'ossigeno che sarebbe la gente che la farebbe deteriorare e Ma perché? Come fa a deteriorarsi il cioccolato se tutti dicono che non si deteriora mai? Eh, ma questa non è cioccolato, una tavoletta, è una torta dove ci sono ecco. Che cosa? Che cosa? Lo dovete dire voi, va bene? Io senti ti aiuto perché questo è troppo complicato. Meno male che era piccola, se fosse grande, mamma mia. Eh, ci vorrebbe un'ora. Che meraviglia, che meraviglia. Permetti, non vorrei toccarla, ma mh, profumo di cioccolato, molto, molto intenso. E uno adesso sapete cosa fa? Esce, eh, se la mangia, mettiamola. Doveva essere, eccola qua, una bustina di cacao. Ci abbiamo anche la bustina di cacao. Aspettate che vada a prendere un piattino un po' più piccolo perché se no. Vieni, la metto qua, permetti? Ecco. Mm. C'è una telefonata, pronto? Pronto. Buonasera, il suo nome? Michela. Michela, da dove chiama? Arezzo. Arezzo, bellissima città, poi avete salumi, avete di tutto, di bello, esatto. eh? È vero? Si mangia bene, sì, non mi lamento. Poi c'è anche tanta arte. Allora, ce l'avete una torta al cioccolato buona? Ad Arezzo? Sì. Non, in realtà, no. no. Vediamo no. allora di carpire i segreti eh. di questa, che lui non mi ha mai voluto svelare in televisione. Vediamo se col quiz. È vero, ci vero. riusciamo. mi eh? È invitato più volte a vedere se. Mai. Eh. Allora, vediamo quali allora, sono cinque elementi: cacao, mm. uh, burro. Stai attento invece di sì, mettere sì, cacao. Sì, sì, allora, cacao. cacao, burro, zucchero, uova e rum. Ok, ok. È giusto. Che In, eh, nella classica sì. Bene. Cacao. Cacao, burro, burro uovo, e zucchero e rum. In signora. più al cacao c'è il cioccolato fondente che è la base, però quello era il signora. sesto ingrediente che era abbastanza scontato. Senta signora, lei mi dica un attimo, sinceramente, lo sapeva? È una cliente? Magari, no, ora però andrò sicuramente, visto che spesso per lavoro a Firenze, ne approfitterò. Ma dicevo, come le è venuta in mente di questa eh, torta con queste precise indicazioni? Intanto ho guardato non... le foto, le, un po' di foto, ho provato a immaginare con cosa... Con cosa ha fatto? Benissimo. Sì. Allora, più fortuna di così, che vi posso dire? Allora, il momento del cioccolato è perfetto perché comunque è un momento che fa felici tutti, il momento del quiz vinto, per me è grande e felice perché vi dà l'opportunità di andare all'osteria dell'Ortolano, eh? okay. sì. va bene? E quindi brava signora. Dal mercoledì Grazie. al sabato. L'ultimo eh? ingrediente qual era? No, l'ultimo ingrediente appunto era il cioccolato fondente, mm. do, che, era, che è la base, insomma, diciamo, la, è il prodotto più scontato che noi eh, mettiamo in questa torta in quattro declinazioni diverse. Allora, senti, ci puoi dare la ricetta di questa? Assolutamente. Oh, non ci finalmente, problemi, dammela non ci allora, problemi. su. Allora, il noi prendiamo fatto, il, cioccolato, il cioccolato fondente, lo sciogliamo. Quanto? Quanto per una torta da mezzo chilo? Va bene cioè, diciamo Una abundante. torta da mezzo chilo sì. 300 grammi Va bene, prendete nota subito perché questo è un momento che non ci ricapita Non capita ah. anche perché L'ho preso cioè, proprio il, il, Diciamo la difficoltà di questa torta <ride> è la lavorazione Non sono tanto gli ingredienti Eh ma esci, ti riesce, dai dai sì, 300 grammi nessuno. poi 300 grammi Il burro zucchero, uovo e panna in parti uguali per il restante 200 grammi. E il rum? Il rum è per aromatizzare, cioè un cucchiaino... Chiari montati a neve? No, mescoliamo no. tutto insieme. E dopo in forno? Assolutamente. A quanto? 130. Abbiamo detto tutto? Ci manca qualcosa? Il tempo non ve lo dico. Il tempo sentite se vi brucia e la volta dopo avrete meno tempo. Allora io, visto che abbiamo parlato di cioccolato e prima di affrontare eh, il eh, ragù vegano, direi di mandare un servizio che ha realizzato Gaetano Di Rienzo in occasione del Festival del Gelato e che riguarda la Nutella. Perché eh, dovete sapere che la Nutella da pochi giorni ha compiuto 50 anni. E comunque sia, dopo ci siamo tolti la carne, ci siamo tolti quello, ci siamo tolti le uova. Okay? Non si può togliere proprio tutto, vero? No, ma no, magari eh? non togliamoci niente, non togliamoci a piccole dosi. Vabbè, per uno che è al ristorante vegano e vegetariano, no. Insomma, no, è un'affermazione no. pesante. Godiamoci il servizio! <ride> Take a Il prodotto italiano più famoso al mondo si prepara ad una vera e propria rivoluzione proprio nell'anno delle sue 50 candeline. Non parliamo del gallo nero o del parmigiano reggiano, bensì della crema più amata dai golosi del mondo intero. Un nome che è già un peccato di gola di per sé è la Nutella, inventata dal fortunato imprenditore piemontese Ferrero, che grazie alla sua creazione è diventato l'uomo più ricco d'Italia e il ventitreesimo nelle classifiche mondiali. Ma il signor Ferrero, il signor Nutella, a seconda di come preferite, ora vuole regalarsi un'altra soddisfazione per il mezzo secolo di vita della sua creatura. Se è vero che la Nutella è la più desiderata e a col tempo dunque la più imitata, ma la meno imitabile dolcezza del globo, è pertanto il suo padre a mettere in guardia i gelatai che troppo spesso abusano del glorioso nome per comporre i loro coni o coppette. Se si vuole il nome Nutella, insomma, bisognerà rispettare il Copyright, avete capito bene. Una sfida che partirà da Firenze, esattamente dalla quarta edizione del Gelato Festival, in programma dal 1 al 4 di maggio nei giardini del Palazzo dei Congressi. Nel mondo sono 365.000 le tonnellate di prodotto spalmabile esportato, al contempo in Italia il consumo pro capite annuo di gelato è di ben 6 kg a testa, tanto basta per capire le proporzioni dell'operazione nocciola. Ci vorrà insomma il bollino anche per i gelati e un primo assaggio di questa nuova sfida verrà servita fredda proprio a Firenze. Allora, buon compleanno alla Nutella, è già diventata vecchietta, però vedete, Beh, insomma... è un gusto che piace sempre e che vi posso dire, il gelato è stato creato dall'uomo, dal grande ingegno dell'uomo, la Nutella dall'industria, però è eccezionale. Beh, insomma, comunque dietro un buon prodotto c'è sempre delle persone. Eh? È come dietro a un grande uomo c'è sempre una donna, dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una donna. Io, dire, io direi dietro a un grande uomo c'è davanti. Una oh, grande donna Guardate che bravo Allora questo era un servizio per il quale ringraziamo Gaetano D'Arienzo Che lo aveva realizzato appunto qualche giorno fa In occasione del compleanno della Nutella e del Festival del Giolato Allora a questo punto io direi di iniziare questo ragù vegano Vedo un sacco di cose buone okay. Vedo anche la pasta che mi ha detto deve cuocere tanto eh, Abbiamo purtroppo scelto una cosa Purtroppo perché ci vuole tanto tempo Ma sì. a me piace moltissimo gli scialatielli di Gragnano Ah lo scialatiello lo va lo bene, metta lo scialatiello, mettiamo lo scialatiello Gragnano. Non so perché, però, io dalla prossima settimana voglio che tutti portino la pasta toscana perché noi abbiamo dei maestri pastai eccezionali, senza nulla togliere a Gragnano, che storicamente è un po' tutta la zona anche vicino a Napoli, assolutamente devota. Alla okay. fattura di pasta perché è una questione di essiccazione di, di un po' di tutto, allora l'abbiamo messa e adesso aspetta, la spostiamo di qua. Okay. Tanto è detto ci vuole un sacco di tempo, eh? Ci vuole un Scusa, sacco di tempo. Alzalo perché se no mi si spengono. Hai ragione. Prego, prego. E iniziamo finalmente questo ragù, va bene? Benissimo. Alla birra quindi, alla birra. cosa devi tagliuzzare? Cipolla, sedano e carota. Cipolla, sedano, carota. E poi metto. le verdure di stagione. Io ci metto che... l'olio qua. Ok. Ecco fatto. Ti metto abbastanza olio quanto? Sì, sì, va bene. Basta? Sì. Bene. Allora, nel frattempo, mentre noi quindi facciamo, almeno mi discosto mentre sei qui con la cipolla, il quiz l'abbiamo già indovinato. Ma okay. vediamo un attimo di salutare il nostro Fabio Borghini. Fabio, vieni qua. Salve a, arrivato. salve a tutti ben arrivato. Allora, direttamente qui per noi per darci un po' di ultime notizie, perché per esempio quando eh, qualche anno fa hai descritto tutto quello che sarebbe accaduto a Matteo Renzi, in 2010, realtà era il, 2010. era il 2010, veramente hai azzeccato tutto. Beh, allora, si vedeva degli aspetti particolari, di sì. E ora che cosa vedi? Beh, ancora squadra? adesso si mantiene abbastanza in forma, direi con questo aspetto. Che, perché lui ha giovane i pesci. In questo momento Giove dal cancro fa un mm. buon aspetto e quindi continua a mantenersi fino a, a buona parte, diciamo, dell'estate. Ecco. Può dare che dopo l'estate comincia una fase leggermente discendente. Ecco. Quindi dici che ce la farà andare tutto. Beh sì, per adesso si mantiene abbastanza. Per adesso bene. si mantiene, senti. E invece il prossimo sindaco di Firenze te lo possiamo chiedere? Eh sì, però non ho i dati per adesso. Non hai i dati. Non ho i dati per fare un confronto, no? Non hai i dati, no, no. però secondo me... Vabbè, senti, facciamo una cosa. Me lo scrivi in busta chiusa, va bene? E io poi lo aprirò. Vorrei me la, fare, me la porti qua, guardi idea. candidato, me lo porti e poi l'apriremo, va bene? Allora, per chi volesse invece avere in diretta... Un eh, quadro della situazione fornendo sempre, se è d'accordo, altrimenti non sarebbe possibile, data di nascita e soprattutto l'ora di nascita. Di nascita. Può telefonare al numero che avevamo prima in sovrimpressione che abbiamo usato per il quiz. Nel frattempo, mentre Massimo continua a tagliare, noi andiamo a parlare dei primi segni. Sì. e eh, Come va? Beh, a innanzitutto possiamo segni. dire che ora, insomma, ad aprile fini, sta finendo, diciamo, questa croce che si era creata nel cielo, è chiarata un po'. C'è stata anche un'eclissi, no? Sì, due eclissi. eclissi due ecco, eclissi, eclissi sono di stata. luna. C'è stata una di luna prima, il 14 aprile, il 29. Di aprile quello di sole parziale, ovviamente. Ecco, le eclissi in genere. Eh, Nell'immaginario creano Ma, cioè, tante, detto che tante si... cose. Nella realtà è così o no? No, non è detto che siano negativi, dipendono anche dagli aspetti collaterali. Ora, in questa fase che c'era anche questa croce nel cielo, c'era cioè, l'opposizione per dire Marte, Urano tra la rete e la Bilancia. Mm. Quindi la rete e la bilancia sono stati un pochettino bersagliati da questo aspetto. Anche i gemelli. Però, guarda, però anche eh. l'acquario, diciamo anche lo stesso cancro. Poi quadrava anche le crisse in Leone. Sì, un pochettino. Insomma, sono stati molti segni intercettati da questo aspetto di aprile, ecco. Questa quindi, croce si comincia a dissolvere dall'11 maggio. Quindi oh, quindi praticamente siamo in... leggermente in via di uscita. Sentiamo subito una telefonata mentre Massimo affronta adesso le carote dopo aver affrontato in piccoli pezzi la cipolla e il sedano. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Il suo nome, signora? Elisa. Elisa, allora, ma mi sembra di conoscerla. Eh sì, ho telefonato diverse volte. Brava Elisa. Adesso a questo punto lei mi sembra che stasera telefoni in realtà per avere, non il quiz, ma per avere delle notizie. Sì. Allora, Quindi occorre guai... giorno, mese anno e ora di nascita. Ecco, occorre, sì, mese, giorno. E... Permetti? Lo faccio vedere un secondo. Sì, Vuoi sì. andare là, preferisci? Ah, eh, è uguale. È uguale, se... posso? Scusatemi, sì, sì, sì. perché sai questo? Ecco, allora questo... posso dire? Eh, un secondo perché almeno deve inserire. Ecco, inserisci, vieni, i sì, inserisci i dati. Inserisci i dati. Allora gli... sono nata il 7 di maggio del 79 a luna del pomeriggio. Alle 13. Alle 13. Il luogo è qui, Firenze o altre Firenze? parti? No, 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 è a Poggi Bonzi. Ah, va bene. Mm. Quindi vediamo, c'era allora legale, vedo sì. Quindi viene Toro Ascendente Leone. Quindi c'è un toro ascendente leone. Hai questo carattere, diciamo, anche abbastanza indipendente, autonomo. Molti, molti pianeti in ariete, vedo. Marte viene in ariete, quindi c'è questo. Carattere diciamo anche di tipo passionale quando ti metti in testa una cosa sei molto determinata sembrerebbe. Se no. I, sì, 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 mi riconosco. Mm. Quindi per ora le riconosce, che cos'è che in particolare lei vorrebbe capire attraverso l'oroscopo eh, e la lettura del suo quadro Cielo? Come si dice? Cielo, cielo. Cielo, la Cato carta del cielo. Del cielo. Eh, sulla famiglia, se prossimamente avrò figli, lavoro. Hmm. Allora, un po' tutto mi sembra opa, di capire, opa. va Adesso bene? Un, un, sì, un po' sì. tutto in un colpo eh? è un po' difficile Elisa, vediamo un attimo Diciamo un po' tutto in un colpo è un po' difficile nel senso che qui ci sono le fatti principali 2500 combinazioni ma direi ecco che eh, questo passaggio ecco, di solo posto urano ti rende anche una persona che sei abbastanza conformista su alcune cose ma anche anticonformista forse c'è stato questo spirito un po' Ribelle nel periodo adolescenziale, con bisogno di autonomia. Per il discorso che guarda i figli. Forse bisognerebbe attendere. Sì, perché c'è un aspetto che come dire li ritarda ecco questo aspetto dei figli. Quindi forse l'unico momento potrebbe essere quando Giove ora sarà sull'ascendente nel 2015, va bene? Ah, perfetto! E il lavoro? Il lavoro insomma non è una fase fra le più brillanti, ma nemmeno. Da diciamo negativa, ecco sì. Va bene. <ride> Elisa, niente, tanti tanti auguri. Noi andiamo Grazie. in pubblicità. Va bene? Arrivederci. Ora abbiamo fatto i rosti, tra l'altro tu spesso vai all'estero e quindi lo mangi vero i rosti sì. di patate eh? e poi siccome lui è abbastanza vegetariano mi risulta, o vegano No ormai sono diventato vegeta vegetariano. vegetariano, vegano un po' troppo rigido, è eh, vero eh, per, io per esempio sento <ride> quando ho provato il bisogno un po' del latte, delle uova sì. e quindi non ce la faccio e mh, invece, questo piatto, che è un piatto proprio vegano, è un ragù che unito a una buona pasta di gragnano, quindi a sciatielli, vero? Sciatielli, sciatelli, eh, Vi darà molta soddisfazione quanto un ragù di carne. Con il nostro massimo, abbiamo preso eh, carota. Sedano e cipolla, stiamo facendo rosolare. Adesso mettiamo le altre verdurine. Ecco, io ho tagliato tutto, guardate la barbetta di queste. infatti, guardate, non le è foglie della nulla, carota Le foglie della carota. Il segreto del, eh, di questo ragù è di tagliare a mano tutto piccolo piccolo. E quindi, che cosa abbiamo messo? Scusami. Adesso abbiamo messo zucchina, peperone giallo e rosso e le foglie della carota. Poi, cioè, ora ci andiamo ad aggiungere, fra qualche minuto, sale, pepe e il basilico. Eh, e e volendo, e magari, e se c'è anche lì, ho visto, c'è rimasto un rametto di origano fresco, ci possiamo okay. aggiungere origano anche, fresco. oppure se abbiamo qualunque altro tipo di erba aromatica che c'è adesso, maggiorana, anche del timo, è gradevole. Insomma, tutte le erbe, però mi avevi anche detto, per esempio, il fiore dello zucchino, di mettere, il fiore dello zucchino, che è quello che deperisce sì. subito, quindi... Mettiamo... Okay, invece di buttarlo, no, io anche quando faccio le zucchine in qualunque modo, eh. il fiore, le faccio una salsa per la pasta, solo con i fiori. A eh, quella anch'io li metto proprio... Magari ci aggiungo un, un, piccolo, un filo piccolo. di zafferano che non ci sta male. Allora, mentre noi continuiamo a seguire questo ragù di verdure, vogliamo passare un attimo velocemente in rassegna i segni, segni. per l'estate, eh, come, come vanno? Beh, diciamo, dunque, all'inizio proprio dell'estate, ancora il cancro ha un aspetto diciamo, positivo che lo mantiene in forma. Sì. Poi diventano favoriti, in particolare tutti i segni di fuoco: quindi, Giove entra nel leone praticamente proprio alla fine di giugno e quindi la riete e il sagittario sono stimolati molto positivamente, quindi uh -huh. si riavvia un periodo diciamo, molto buono per questi segni, quindi ripeto, leone... Che non erano stati tanto fortunati, eh? No, no, sono eh. stati bersagliati, mm. anzi la riete ultimamente poi ha avuto un sacco di aspetti pesanti. Anche il pesanti, leone. Sì, il leone idem, con la quadratura di Saturno. Beh. Anche l'acquario in questo senso è stato abbastanza un po' penalizzato. Poi in secondo agito possiamo vedere che abbiamo il toro, che ha una certa fase... È positiva, dunque ci avrà all'inizio dell'estate anche qui Venere nel toro. Ah, Dopodiché Venere passa nei gemelli e quindi i gemelli c'è una fase tra fine giugno e metà luglio abbastanza bella. positiva. Meno male, guarda questo mi ha fatto felice e su questo io taglio anche la parte verde delle cipolle che lui mi ha indicato come essere perfetta in questo periodo per il nostro ragù, che volendo può essere potenziato anche da pisellini fave eh, cicoriette, Certamente. quindi insomma noi abbiamo precorso un po' l'estate con i peperoni perché fanno allegria cioè, anche sì, melanzane, ma insomma possiamo metterci tutto e poi, altri segni poi il 7 invece, di luglio finalmente Marte luglio, si leva un po' da questa posizione Menomale. pesante dalla bilancia, che gli ha pesantito devo dire abbastanza la vita mm. la bilancia D'altra parte aveva l'opposizione anche di, di Urano, questo Plutone sempre quadrato, e quindi comincia una fase diciamo, di ripresa perché poi Giove fa il sestile diciamo, dal leone con la bilancia, quindi anche questo armonizza leone con la bilancia è abbastanza positivo. Poi, dunque, lo Scorpione ha una fase di graduale ripresa, anche se possiamo definire che ha degli alti e bassi insomma, durante l'estate, quindi forse il periodo insomma. migliore per, la, per lo Scorpione direi che è la, la seconda parte di luglio. Ecco vuole andare in vacanza in quel periodo dello, per lo scorpione, meglio secondo la seconda parte di luglio. Senti, e eh, che ci manca poi? poi? Ecco, la, la vergine l'avevo un la attimo saltata, sì. però la vergine diciamo si mantiene Sanquilla. stabile, diciamo. ha avuto degli alti e eh, bassi, magari un po' più tendenze, come dire, ipocondriate, come se l'ansia l'avesse un pochettino più assorbita in questa fase, comunque... Con, è tornata tranquilla. Con Giove diciamo si mantiene in una certa forma, una certa positività. E poi dunque dalla bilancia che avevamo detto passiamo allo scorpione, allo scorpione che ha queste fasi alterne dovute sia da una parte a Saturno e più la terza decade comunque un po' disturbata, mentre la prima decade dello scorpione è in una fase più positiva. Intanto nel frattempo noi uniamo eh, quelle che potremmo dire le erbe aromatiche nel caso dell'origano e del basilico. basilico e invece io ho aggiunto la parte ancora del verde di cipollotto e i fiori dei due zucchini che I mi dispiaceva zucchini, lasciare assolutamente. lì. Assolutamente si possono mettere anche un pochino più in ritardo delle altre verdure perché cuociono prima. Ecco e quindi qua. mantengono magari più intatto il, i il sale hai detto che l'avresti messo a un certo momento. Adesso, cioè, adesso, perché? Quando, bah, perché il sale, secondo me, è meglio sempre metterlo quasi da ultimo: perché se no, tira fuori eh, l'acqua, tira fuori l'acqua, le verdure rosolano meno bene, c'è cioè più umidità, e poi, secondo me, con un sugo così. Non serve nemmeno tanto sale. Eh, eh beh, perché eh, poi denso, è, tutto, è denso e profumato. Denso allora, Sala, mentre noi continuiamo, Allora, abbiamo detto lo scorpione, forza Sagittario. Dopo lo scorpione e Sagittario. Beh, il Sagittario, appunto, diciamo che godrà dell'aspetto, da una parte, di Urano positivo, dall'ariete e anche di questo giove che entra, quindi potrebbe essere un momento idilliaco per il Sagittario per fare dei viaggi, nuovi progetti, nuove prospettive. Mm, quindi, una bella estate. Sì. Poi dunque passiamo al Capricorno, ecco. anche il Capricorno finalmente si libera di questo aspetto faticoso che ha avuto anche lui Marte e Urano ecco. quadrati, quindi diciamo ha un certo miglioramento che si mantiene per la prima metà dell'estate, ecco. non che ci siano aspetti come dire fantastici, però insomma, insomma da, se la caverà bene. Da metà giugno insomma fino a metà luglio le cose sono piuttosto positive. E poi dunque passiamo ai pesci, alla, abbiamo l'acquario. Eh. L'acquario ha questo aspetto, come dire, di Saturno che gli toglie energia in delle fasi. Quindi può, questo dipende molto dall'ascendente dell'acquario, perché se fosse per dire una, un acquario ascendente leone, ci avrà un buon, un buon periodo creativo, potrebbe rilanciarsi sul lavoro, nuovi programmi, nuovi progetti, ecco. E se invece non ce l'ha, e se invece non ce l'ha, bisognerà vedere proprio il tema personale per comprendere che aspetti lo compromettono. E poi dunque abbiamo i pesci, ecco i pesci, hanno come goduto diciamo, a lungo di un certo e forse non l'hanno saputo ben sfruttare perché, invece, come dire, hanno un carattere a volte un po' difficile, cioè, nel senso eh. che quando si vive in un momento positivo riescono a volte anche a trasformarlo in, in fasi un po' in negativo. Se quella cosa diciamo, è negativa, potrebbero anche riuscire a trasformarla in positivo. Però diciamo, ha degli aspetti piuttosto positivi sia di Marte che di Saturno nel periodo estivo, quindi direi. Insomma mi sembra una buona fase. di capire che l'estate più o meno, tranne qualche sì. segno, vada bene un po' per tutti. Allora, ricordiamo anche la possibilità, penso almeno un'altra o due telefonate noi possiamo averle eh, per poter rispondere appunto e far vedere e leggere in il diretta il, la carta del cielo. Mentre invece introduciamo quello che è l'altro segreto del suo ragù. Il primo è quello di usare pochissimo olio, il secondo quello di tagliare verdurine fini fini fini, avete visto com'è veloce per Benino tutto a posto. Dopodiché abbiamo la birra. La birra. Che birra? Una birra chiara, abbiamo, usiamo in questo caso una birra leggera, ovviamente. Eh, che vada a caratterizzare il sugo ma non oh, a stravolgere il gusto originale. Perché a me piace di sentire sempre negli ingredienti. Quando a fine di cottura mi sembra. A fine cottura per, per mm. portare a. Che comunque quando le verdure sono rosolate abbiamo bisogno di un po' di liquido per portare eh già. a fine ah, ecco. cottura o ci aggiungiamo del brodo si può aggiungere del brodo vegetale che va benissimo ma insomma e... enfatizziamo proprio il vegetale già ce ne sono tanti Appunto. quindi mi sembra che una birra non vino bianco, eh, vada bene no, ah, vino anche vino bianco però lo, lo diciamo lo preparica un po' il gusto di, di, delle verdure poi birra bianca abbiamo detto in questo caso una birra eh, la Benavrea, no? sì. quindi tutto bene. E fra l'altro, la pasta pensate è di talmente tanta qualità che noi si è chiacchierata. Abbiamo parlato di Astri, abbiamo parlato sì. di Matteo Renzi che avrà questo anno, insomma, abbastanza tranquillo. E tutto Plottato, quanto, ma tranquillo. Eh, sì, tranquillo sì. nel senso sì. di soddisfazione, eh. ma di lotta, certo. E eh, è ancora lì, dura come le pinghe. Eh, ancora qualche secondo ci vuole. Bene, quindi abbiamo il tempo di seguire un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera signora Anna Maria. Buonasera il suo nome? Eh, sono io, Vincenzo. Vincenzo, buonasera. Senta, lei mi buonasera. può dare la può dare anzi al, a Fabio Borghini per la favore data. la data di nascita e l'ora? Sì, allora giorno, prego 12 maggio 58. Mm. La mattina alle 88. Dove? Sempre e così a Enna. Ah, Enna. Enna, va bene. Lei che cosa vuol sapere in particolare? Me. Come va la eh. vita? No, gli dico, glielo dico subito. Sì. È, <ride> è tutto. è un mese che cerco, cerco lavoro perché io ho bisogno di lavorare un mese. Vediamo. Ha, ha bisogno di lavorare un mese? Sì, perché poi mi darebbero la mobilità in deroga. È a ottobre volo pensione a ottobre 2015 oh mamma mia ah. ma si un po' lei eh, Quindi lei sono anche... resocato via è un pensionato che sta cercando che ha bisogno un mese di lavorare un mese per poter sì. andare in pensione cioè questo è proprio no, per aver diritto alla mobilità ah per aver diritto alla mobilità sei mesi sei mesi di mobilità dunque è un toro ascendente cancro qui allora vede, se questo è un caso cancro. un po' allora è un toro un po' anomalo sì. un po' anomalo mm. Però, è, siccome nella casa della professione del lavoro c'è stata questa opposizione qui tra Martorano, quindi è stato un po' ostacolato, devo dire. È stato ostacolato? Eh beh. Sì. Ci sono questi passaggi che ancora... Sì, un po' sì. Forse potrebbe succedere, ecco, che nel periodo dell'estate c'è un aspetto un po' più favorevole quando siamo a luglio, trovare qualcosa... Però insomma è molto contrastata questa carta in questo periodo, ecco. Forse a luglio c'è un passaggio che potrebbe aiutare per trovare qualcosa. Mi scusi. Altrimenti bisognerebbe andare proprio nel 2015. Eh. Eh. Mi, mi scusi, sì. io devo trovare, devo trovare lavoro entro agosto 2014, un mese. Allora sarebbe questo periodo qui che dicevo. Quindi prima. mi st sta dicendo eh, Fabio Borghini che l'unico momento che lui vede in cui questo è possibile è luglio. Sì. È vero? Metà luglio. Metà luglio. Però insomma è molto ostacolato: dicevo. È quindi. molto ostacolato. Certo. Mm. E che può fare? Eh, questo non saprei. <ride> Se qualcuno mi potrebbe dare una mano, io sto cercando da tutte le parti un lavoro per un mese. Senta, io a meno che fare un appello in televisione, eh, lo faccio a lei, io le lascio un secondo per farlo. Prego. Eh, grazie. Niente, io sono un esodato e mi ci vorrebbe un mese di lavoro per avere diritto a sei mesi di mobilità in deroga. Ah, ecco. Ho capito. Quindi se qualcuno lo può aiutare eh, chiamerà. chiamerà, va bene? Chiama qua in televisione, è ovvio. Noi il suo numero ce l'abbiamo. Va bene, Va grazie. Bene. Allora grazie, signora Maria arrivederci. Arrivederci. arrivederci, arrivederci, arrivederci. Allora, vedete, queste sono le ci storie sono. Eh, che uno storie non vorrebbe sentire. Vita. Storie complesse della vita quando mm. ci sono un po' di problemi. Allora, certe volte non ci se ne rende conto, ma portare a casa cioè la, il, quello che serve per mangiare, per alcuni è molto molto faticoso. Ecco perché io spiego In sempre di non buttare, di... non sprecare, valorizzare. Ma eh sì, il e... periodo non è stato di più favorevole. Insomma, è esattamente. Momento. Allora sta pasta è cotta è Massimo, cotta. perché non se togliamo. no io passo un'altra marca, è veramente? No, no, Ah no, mamma non Santa, fammi... <ride> no. non cambieremo, ma mamma mia, no, no, mi sembra no, no, ancora ci dura. Siamo. No, no, ci siamo. Fammi sentire. Oh, ok. Vediamo. Ma... Uh. Calda e calda. Calda è ovvio, però ti dico sinceramente è sciapa da morire ed è dura come le pigne. Ancora. Però noi la saltiamo. Saltiamo. Metti il sale, su? Ok. Stasera, tra l'altro, è anche una ricorrenza particolare, essendo luna piena. Alle è una luna piena, che vuol è dire? È la luna piena del Vesak, la festa diciamo, buddista tibetana, quella per eccellenza. Sarebbe un po' come la Pasqua nostra. Ah. si rievoca diciamo, la nascita e l'avvento dell'illuminazione diciamo, del Buddha insomma. quindi è una giornata particolare Stasera luna piena sì. anche questa è legata a tante sì, tante digerie, fa medit tante meditazioni è un momento eh. in cui tutte le forze sottili le forze eteriche di luce si mettono in accordo in armonia quindi, quindi un momento di armonia la anche luna piena un momento di armonia speriamo potrebbe, eh. potrebbe concentrarsi che ti devo dire dove la vai a buttare l'acqua? qui? vieni sì. prego qua ok non addosso a me perché no. lo vedo un po' d'alto rischio quest'uomo. No. Eccoci qua. Vai. Ok. Bravo. A questo punto purtroppo, vedete, non ce la facciamo a fare altre telefonate, penso, perché la pasta a questo punto è saltata dentro il nostro ragù. Avete visto come il, la birra eh, subito si sia amalgamata, abbia perso quell'alcolicità che è veramente rispetto a quella... Di un vino proprio molto, molto ridotta, adesso saltiamo. Io, sai che ci metterei qui? Cosa? Un bel filo d'olio extravergine d'oliva IGP. Nel non... tegame o nel, o nel piatto? Ma io, senti, Qua. lo metto nel te, eh, qui nel piatto, però a me piacerebbe anche nel tegame. Abbiamo perso l'olio. No. Lui ha perso l'olio, però gli si brucia anche la pasta. <ride> nel frattempo, no, guarda. Te lo metti nel tegame? Io lo metterei nel piatto, però... Visto, visto eh, sì. che è tutta nel piatto, non c'entra questa pasta. Ecco, guardate che bella. Questa è una pasta che comunque soddisfa assolutamente sotto ogni punto di vista perché il profumo è intenso. Un mm, bellissimo eh, odore. Eh, sì, perfetto. un odorino squisito, secondo me anche dietetica perché alla fine gira, gira, taglia, taglia, fai... Rrr, e alla fine ci aggiungiamo ancora un filino di questo. E un pizzico di pepe, ce lo mettiamo? Ma ce ne hai già messo tanto, io preferisco no. il peperoncino però. Non è tanto. Poi io che lavoro molto con il suono in questo periodo, utilizzando eh. queste campane per sì. armonizzare le energie planetarie. Stasera sarai armonizzato da morire Stasera perché l'una sì, piena e campane evento. e poi c'è anche questo, ci sarà un bel evento? Sì, un bel evento legato proprio alla nota del, del Do e del Mi, perché ah. il Do rappresenta proprio il chakra del cuore, mm. è collegato al sole quindi essendo l'una ah, piena, il Mi è la nota della luna. Secondo appunto l'esoterismo Bisogna partire da Trismegisto, insomma, in questa... insomma bisogna partire un po' lontano un po lontani, Per arrivare sono... a <ride> Questo studio che ci sono tutti... <ride> Un po' parecchio lontano Anche anni, perché sì. ricordiamo che Il nostro Fabio Borghini è qui ad Aspettando il Tg Ma lui ha un passato in Rai È andato in Tibet e Insomma è un astrologo informatico Di tutto rispetto E okay. quindi se ci dice stasera di guardare la luna Io me la voglio guardare <ride> Guardi, Magari mangiando un bel piatto di bel pasta piatto, Se non sì. sarà troppo freddo come quella che ha realizzato il nostro Massimo, che ha preso tutta una serie di verdure di stagione, le ha tagliate fine fine, le ha messe a soffriggere con pochissime olio, le ha seguite attentamente. Ci ha messo alla fine delle erbe aromatiche sempre tagliate, un altro filo d'olio, la birra che ha lasciato amalgamare il tutto, ha scolato, ha messo gli sciatelli, scialatelli, quel che è, ed ecco qua. A questo punto, linea al telegiornale, e mi raccomando, stasera non dimenticatevi della luna. Va bene? Piena? Eh? Piena ovviamente. <ride> okay.